a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Ricette al Volo con Carla Casali. Siamo in diretta sia su Facebook che su Instagram. Carla, mi senti? Ti sento benissimo. Tu mi Perfetto. senti? Sì, speriamo che anche su Instagram e che su Facebook si sentano bene. Come stai? Sto bene, grazie. Dai, sempre il lunedì è un appuntamento ormai così che lo sento vivo dentro di me, non vedo l'ora che arrivi il lunedì. Che per qualcuno il lunedì è sempre un giorno un po' più difficile perché riparte la settimana, sai, si ricomincia nella routine. Esatto. Invece io aspetto il lunedì per incontrarti, per incontrare Paolo e soprattutto tutti quelli che ci seguono perché aspettano questo appuntamento, no? Per conoscere ogni tanto sempre qualcosa di più di ingredienti da portare in cucina. Ecco, infatti, allora, oggi di cosa parliamo? L'altra volta abbiamo parlato di cachi, giusto? Esatto, di cachi. Hai fatto delle ricette? Hai fatto qualcosa? Tu ne No. hai cucinato? Non ho avuto modo di cucinare questa settimana, però proverò. Ah, bene. E invece oggi non parliamo di frutta, ma di verdura. Esatto, parliamo di una verdura che incomincia a vedersi molto spesso nel banco delle verdure del supermercato e quindi questo mi fa piacere perché fino a qualche anno fa era quasi un ortaggio un po' sconosciuto. E infatti oggi parleremo del sedano wrap. Tu lo conosci, Lilli? L'hai mai cucinato, visto? Allora, io sì, allora, avevo fatto tanti anni fa un corso di cucina Ah, questo non sapevo. con Donatella De Paoli, che saluto, che avevamo fatto il giorno dei fritti e avevamo fatto fritto. Buono. Ti è Ecco. piaciuto, immagino. Sì, molto. È stato tanti anni fa, non è che mi ricordo molto. Comunque mi ricordo questa cosa. Sì. Ti ricordi che era buono, Sì, comunque. sì, sì. Allora. Bene, bene. Sì, perché è un ortaggio che spesso amo portare nella mia cucina perché prima di tutto mi piace sempre far conoscere prodotti nuovi, gusti nuovi e nonostante che questo abbia un sapore che è diverso dal classico sedano che tutti noi conosciamo. Mi diverto appunto a portarlo in cucina in molti modi, perché è molto versatile, ok? E quindi per chi non lo conoscesse, il sedano wrap prima di tutto è una radice che Ok. è molto strano nel suo aspetto, è molto alla parte finale ha molto, è grinzuto, come dire, no? Non è liscio. Però, nonostante che abbia questo aspetto molto strano e a volte non sempre bellissimo da vedere, proprio perché ha questo colore un po' verdino chiaro che tende al marroncino chiaro, quindi ha l'aspetto, insomma, non è che quando tu lo vedi nel banco del supermercato ti attira, però poi se arrivi a cucinarlo ti sorprende perché. Perché è un tipo di ortaggio che lo si può utilizzare sia a crudo che a cotto. Quindi è per questo Ok. che ha molte, molte possibilità è molto versatile in cucina. Che c'è da dire? Di per sé, appunto, come vi ho detto prima, è una radice ed è commestibile appunto solo la parte diciamo, quelle che raccogliamo che cresce sottoterra e va se lo decidiamo di cucinare a cotto dobbiamo lavarlo benissimo perché ha molta terra, ok? Ok. Quindi dobbiamo avere questa attenzione perché lo si può consumare appunto anche con la buccia e quindi dobbiamo avere questa attenzione di grattarlo bene con una spatola o con una spugna con dei denti che possa grattare bene via ogni residuo di terra, lavarlo bene e a quel punto cucinarlo anche con la buccia, anzi, possibilmente. Ovviamente la parte sotto del sedano
ha molti più filamenti di radice, quindi in quel caso vanno tolte, ok? Quindi la parte superiore invece si può mantenere tutta con la buccia. Se decidiamo invece di consumarlo a crudo, o appunto fate molta attenzione nel lavarlo, altrimenti io consiglio sempre di sbucciarlo e potete benissimo farci un carpaccio affettato molto sottile e marinato con dell'olio, anche del succo di limone, quindi con una marinatura di una parte acida che può essere anche in questo periodo fatto anche dall'arancio, se vi piace il gusto di arancio. E lasciato marinare per diverse ore, viene consumato tipo un'insalata ed è molto molto gradevole, quindi ve lo consiglio. Se invece decidiamo appunto di consumarlo cotto, possiamo benissimo farlo o al forno, potendolo incidere tipo come una patata, quindi non tagliarlo fino in fondo, ma inciderlo quasi a metà, condirlo con rosmarino, con erbe aromatiche, con quello che più vi piace, con dell'olio. Se poi lo mettete anche dentro una carta stagnola, riuscite, quindi tipo al cartoccio, riuscite a cuocerlo meglio e potete cuocerlo tutto intero in questo caso e farlo al forno, ok? Oppure possiamo decidere di farlo a vapore, come l'hai mangiato tu anche fritto, quindi tagliato a bastoncini. Esatto, sì. Esatto, fatto ad adolata e quindi saltato in padella. Oppure possiamo fare anche delle mousse, quindi anche un purè. Quindi una volta che noi lo cuociamo a vapore o lo cuociamo lessato, possiamo poi decidere di fare un utilizzo di una preparazione di mousse o di purea, che anche in questo è molto molto buono. Anzi, provatelo perché la purea di sedano rapa è veramente gradevole perché ha questo aroma che tende un po' al piccantino, ma veramente in maniera molto molto tenue, si avverte leggermente, però è molto profumato. Quindi, ripeto, rispetto al classico sedano, questo sedano rapa può avere un buon ruolo a tavola. E Quindi, in piatto. secondo te, non secondo te, perché si chiama sedano rapa? Cioè, è un misto tra le due verdure? No, no, non c'entra niente perché questa è proprio una varietà particolare botanica del sedano, Ah, quindi ok. sì, quindi non c'entra niente, tant'è che nell'altro sedano, diciamo il classico, mangiamo anche le foglie, quindi anche se molte volte lo compriamo che è privo di foglie, io consiglio sempre il sedano classico, se lo trovate, acquistatelo anche con le foglie, così con il gambo potete fare gli utilizzi del soffritto, comunque farlo anche al forno, e le foglie potete fare degli ottimi pesti, quindi anche a crudo, è molto profumato, è fresco, quindi non si butta di solito via niente. Ma in questo caso qui abbiamo questa varietà di sedano rapa che appunto è commestibile soltanto la radice, okay, di questa varietà qua. Ed è appunto anche chiamato sedano di Verona, ok? Ah, sì? Quindi potreste trovarlo, sì, come nome sedano, ma io ho visto onestamente, almeno nei nostri supermercati qui del circondario, che come nome c'è scritto proprio sedano rapa. E che dirvi allora? In Allora. che altro modo lo possiamo anche cucinare prima di svelarvi un po' la ricetta che ho pensato oggi per voi, che anche questa è molto gradevole da accompagnare appunto con anche per merenda, oppure in un aperitivo, come antipasto, anche in un pranzo, una cena. Però la ricetta la vediamo dopo. Vorrei darvi ancora dei suggerimenti di come poterlo utilizzare il sedano rapa nel miglior dei modi. Allora, vi do delle idee un po' sulle ricette. Possiamo farci col sedano rapa anche delle ottime polpette e da aggiungere nelle zuppe, visto che ci addentriamo nella zona fredda, invernale, le zuppe sono, no, credo di abitudine di molti la sera cucinare, insomma, mangiare le zuppe.
Quindi cominciare ad inserire anche qualche pezzo di sedano d'acqua nelle nostre zuppe, sicuramente avremo quel tocco, quel profumo in più nel nostro piatto, nella nostra ricetta. Poi possiamo fare appunto il sedano d'acqua anche accompagnato col tartufo. Se chi è amante del tartufo, Wow. perché no? O con un po' di olio tartufato, con una buona crema tartufata, e si accompagna molto bene. Oppure, come vi dicevo, un buon purè di sedano d'acqua accompagnato anche con del topinambur. E ne abbiamo parlato del topinambur, Lilli, non mi ricordo se No, nelle precedenti non mi ricordo puntate nemmeno io, infatti, che non cos'è ne abbiamo parlato. esattamente? Allora, il topinambur è anche questo, è un tubero, anche questo, e, cioè, come altri tuberi che avevamo visto nelle puntate precedenti, ed è squisitissimo perché assomiglia molto al carciofo come sapore, tant'è che è chiamato anche il carciofo di Gerusalemme. Però, visto che non ne abbiamo parlato, ne terremo conto per delle prossime puntate, semmai di portarlo e di farlo conoscere sempre di più anche il topinambur. Insomma, il sedano di Verona, il topinambur di Gerusalemme. Andiamo, vero, dappertutto, sono dietro tutti questi ingredienti, tutte queste verdure. Ti ho aperto un mondo, Lili, Sì, vero? esatto, va Così bene. attraverso la cucina, il bello di tutto questo è che con la fantasia viaggiamo un pochettino, visto che ci tocca stare a casa. Ecco, infatti. Bene. Un'altra cosa molto interessante che si può fare, vabbè, le vellutate con il sedano rapa anche si prestano molto bene. Anzi, tre ricette speziose che vi consiglio di provare è la cotoletta di sedano rapa. Quindi la trattate come una normale cotoletta, ma a differenza che qui avete un ortaggio, lo andate a impanare, poi lo friggete, poi mangiate i bastoncini, ma in questo caso proporlo come cotoletta, quindi tagliato un po' più a fetta più grossa, di circa 2 cm, e lo friggete, è buonissimo. Poi un'altra ricetta molto buona con il sedano rapa è fare lo strudel salato. Questo, lo strudel è un altro, diciamo, un'altra ricetta tipica dei periodi invernali, solitamente conosciuto come piatto dolce. Io ve lo propongo come piatto salato. Provatelo con alcune verdure insieme al sedano rapa, anche il cavolo cappuccio che in questo periodo inizia ad arrivare, con un bel mix di verdure e vi fate un bel strudel. Lo strudel che io vi consiglio, diciamo, che vi ho dato come consiglio, lo potete poi prendere come spunto con la stessa ricetta che dopo andremo a vedere, Lilli. Perché? Ok. Perché con la ricetta che oggi ho pensato ci sono delle crostatine. Con lo stesso impasto delle crostatine si può fare anche l'impasto con lo strudel, quindi si possono fare più mesi. Poi un'altra ricetta interessante come piatto della domenica, con il sedano rapa tagliato molto molto sottile, se avete anche una fettatrice ancora meglio, fare una bella lasagna al forno. Amassa, tutto si può fare. Si fa proprio di tutto, quindi veramente molto molto versatile e soprattutto ha un gusto che si accompagna con tanti tanti ingredienti e anche con tante altre verdure, quindi provatelo anche come lasagna al forno. Allora, Bene. io direi che avendo dato tutti questi suggerimenti di tutte queste ricette, questa settimana, se chi ci segue vuole in qualche modo incominciare a fare qualcosina, ha l'imbarazzo della scelta, Lili, che dici? Eh beh, Vero? direi sì. Anzi, se volete appunto proporci delle ricette oppure farci vedere che avete cucinato le ricette di cui parliamo. In questa rubrica, insomma, potete mandarci le foto, potete scriverci al nostro numero WhatsApp 331-222-0590 oppure nei commenti delle live sia su Facebook che su Instagram. Salutiamo tutti quelli che ci stanno seguendo sia su Facebook che su Instagram. Ciao Manuel. Certo, sì, saluta, sì, ho salutato Manuel che ci segue, mi fa piacere, e tanti altri che in questo momento io non vedo, semmai se mi sfugge qualcuno, insomma, li salutiamo. Sì, allora adesso vediamo la ricetta.
Sì, Che so. ok. Allora, oggi vi ho proposto delle crostatine salate alla crema di sedano rapa, ok? Wow. Quindi, come vi dicevo prima, faremo appunto questa crema di sedano rapa e le crostatine con la base che vi do, potete fare anche la base per lo strudel. Quindi, ci vorranno 200 grammi di farina di farro. Io utilizzo questa, poi se voi preferite altre farine anche integrali o semi integrali o di Camut o di grano duro, vanno benissimo. 90 grammi di acqua, 40 grammi di olio extravergine di oliva e del sale integrale, quanto basta. Una volta che noi abbiamo preparato, uniamo tutti questi ingredienti, facciamo il nostro impasto come una pasta sfoglia, la palla che otteniamo la andiamo a chiudere in pellicola. E la lasciamo riposare per circa 15-20 minuti. Così, nel frattempo che l'impasto si riposa, andiamo a preparare la nostra crema di sedano rapa. In questo caso, il sedano rapa lo andiamo a pulire, quindi il priviamo dalla buccia esterna completamente, lo andiamo a tagliare ad adolata e lo saltiamo in padella con un po' di olio e un po' di sale. Se vi va troppo di bolloro, comunque vi soffrigge troppo, vi consiglio di metterci un po' di acqua. Ok? Allora, non so se non vedo in sovraimpressione lì ho le schermate del passaggio della ricetta. Se vado troppo veloce, semmai dimmelo Non le perché. vedi? Ho messo gli Allora, ingredienti. io adesso. Ah, ecco sì, adesso le sto vedendo. Sì, ok, intanto così proseguo. Quindi a questo punto, una volta che abbiamo ultimato la cottura del nostro sedano, lo andiamo a trasferire in un boccale del mini primer e aggiungiamo un po' di bevanda di mandorle perché gli consentiamo appunto di amalgamarlo meglio, di fare di più questa crema, di ottenere di più questa crema. E questa consistenza deve essere appunto cremosa, ma non troppo liquida, quindi mi raccomando attenzione anche con la parte liquida. E a parte invece sbollentiamo per circa 5 minuti in acqua bollente le damame. Qui ho dato un ingrediente nuovo che non so se tu Lili lo conosci, No, non lo le damame è conosco. una soia, è la soia verde. E la Ok. si trova facilmente nei supermercati surgelata, quindi nel banco surgelato. E quindi per questo che l'andiamo a sbollentare, perché è un alimento che non necessita troppi condimenti, è già buono così, però ovviamente essendo surgelato ha bisogno di essere sbollentato, ma semplicemente 5 minuti scolato e messo da parte. Riprendiamo la nostra pasta, la andiamo a stendere. Con uno spessore di circa 3 mm e andiamo a ricavare dei dischi. Se abbiamo a portata di mano le nostre formine a forma di crostatine, noi questi dischi glieli andiamo ad adagiare sopra, prendono la forma di crostatina, inforniamo a 170 gradi per circa 15 minuti, poi lasciamo raffreddare, ovviamente le preleviamo dalle formine e ci ritroviamo le nostre crostatine pronte. Ok. Fatto raffreddare il tutto, cosa facciamo? Andiamo a completare la nostra ricetta. Quindi prendiamo le crostatine, gli mettiamo una base di crema che abbiamo ottenuto di sedano rapa, un po' di edamame che avevamo già precedentemente sbollentato, un po' di pinoli tostati e una bella spolverata di paprika affumicata. Guarda, vi assicuro che sembra che ci siano tanti passaggi, ma poi è semplice da realizzare questa ricetta. Anzi, potete in anticipo prepararvi tutte le vostre crostatine perché comunque si conservano anche diversi giorni in un contenitore ermetico. E semmai in un'altra occasione prepararvi la vostra crema di sedano rapa e farvi queste crostatine anche a cena o per merenda, perché no? Ti è piaciuta la ricetta, Lilli? Molto, sì, Qui. molto. È un po' lunga rispetto a tutte le altre ricette che vi ho dato in passato, però qui ci stava, dai, insomma, un po' di passaggi in più anche perché ci incominciamo ad allenare e entrare di più nel vivo, no, di questo tipo di cucina, di come sempre di più, no, ci si arricchisce di ingredienti e andiamo a fare anche delle ricette un po' più sfiziose, che dici?
Dico Sei che d'accordo? va benissimo, sì. Poi Allora. dopo un giorno ti chiamerò per gli assaggi, Lilli, eh? Va Ah, bene? sì, quando il Covid lo permetterà, sì. Ovviamente, sì, Sì. certamente. Purtroppo adesso. Dimmi, dimmi. No, dico purtroppo adesso stiamo cercando di fare tutto quello che è possibile online perché, vista la situazione. Esatto, però cerchiamo di stare sempre in contatto con chi ci segue e di dare sempre buoni spunti nella vita e in cucina, perché poi no, anche la cucina, la tavola ha così, al suo valore, no? Intanto Conviviale. su Facebook sta girando la ricetta, poi dopo Bene. la metteremo anche nei commenti della live di Instagram, anche di Facebook e dopo verrà caricata anche su YouTube. E mi raccomando, seguiteci sul nostro Sì. profilo Instagram, Facebook e iscrivetevi al canale YouTube di Radio Web in Volo. Abbiamo anche il canale Telegram e abbiamo anche il gruppo Facebook noi sintonizzati su Radio Web in Volo e ci stanno salutando su Instagram. Sì, ho salutato la Romy che ho visto che è collegata, quindi grazie, insomma, di questa partecipazione. Qualcuno mi sarà sfuggito perché quando ero presa a raccontarvi del Sidano Rapa, ho perso la lista di chi è collegato. Qui su Facebook ci salutano Anna Maria, Carlo Ah, e Roberta. grazie. Grazie, grazie. Un saluto a tutti voi, è sempre un piacere incontrarvi, anche se attraverso il web, ma sono contenta. E direi che è tutto per questa puntata e ci vediamo Noi ci lunedì. vediamo sempre tutti i lunedì alle Lunedì 15:30. prossimo che sarà l'ultima settimana di novembre, mi sembra. No, credo che ce ne sia un'altra, perché dovrebbe essere lunedì il 23 Ah, e poi ci sarà anche il 30. Quindi ok. abbiamo per il mese di novembre ancora due puntate e a questo punto possiamo pensare anche di parlare di topinambur il prossimo lunedì, che siamo sempre nell'ambito delle verdure, oppure nel frattempo lascio così lavorare la mente nella settimana e vediamo cos'altro si può sfornare. Che dici? Ok. Va bene, semmai ci consigliano anche qualcosa i nostri Sì! video ascoltatori. Esatto, sarebbe bello se da parte di qualcuno, insomma, per chi ha delle richieste o delle curiosità o delle necessità di sapere come cucinare determinati ortaggi o frutte, quelle che sono, ingredienti particolari, molto volentieri, così cerchiamo di dare più nozioni possibili. Va bene, allora noi ci vediamo lunedì prossimo che è appunto il 23 Esatto. e sempre alle 15:30 con Carla Casali e vi auguriamo una buona settimana e grazie per Ciao, averci seguito e buon proseguimento su Radio Web in Volo. a Ciao. tutti, ciao Lilli, ciao Paolo che è fuori le quinte, però so che ci segue. Sì. Siete bravi ragazzi. Grazie. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.